squadra, volevo fare un appello per la città di Pistoia, i tifosi, per quelli che vengono spesso e per quelli che verranno. Perché per noi è una partita fondamentale, ci teniamo tantissimo a far bene perché dobbiamo fare un grande girone di ritorno. Quindi il sostegno dei tifosi, che io conosco benissimo perché anche l'anno scorso ci hanno dato una grossa mano, per noi è fondamentale. Come ha detto il Presidente prima, cercare di mettere da parte un po' quello che sono state le vicissitudini passate, ma non per colpa loro, anche per colpa nostra soprattutto, perché quando i risultati non vengono è normale che ci sia contestazione. Non sono mai andati oltre una contestazione civile, quindi non c'è da dire mai niente. E per noi è importante sabato che cerchiamo di ricompattare questo ambiente, che già con queste due partite positive si sta respirando un'aria diversa. Quindi per noi che andiamo in campo, il sostegno della curva e dell'altra parte dello stadio per noi è fondamentale. Quindi proprio perché sabato giochiamo con la capolista, forse la squadra più forte dei tre gironi, per noi è importante fare risultato perché dobbiamo fare un grande girone di ritorno. Tutto qua. Io voglio ringraziare il Presidente, il Direttore e anche il Ministro per l'opportunità che mi stanno dando di essere qui. Con il gruppo mi sono trovato davvero molto bene da subito, perché molto dedito al lavoro e si vede che è molto chiaro in mente quello che si vuole fare. E un po' mi dispiace per la posizione in classifica che ho trovato, perché per gli elementi che ci sono in squadra, secondo me, questa squadra poteva stare un po' meglio in classifica, molto meglio. Niente, adesso c'è da lavorare, il visto della partita di sabato è importantissimo. E speriamo di. Noi faremo, sono sicuro che faremo molto bene. Speriamo di andare tutto bene. Ringrazio ancora tutta l'ambiente e tutto per l'accoglienza. Io ho sempre giocato un po' vicino a casa, per me questa situazione era una situazione diversa, un ambiente diverso. Andare fuori, quindi anche il fatto, diciamo, un po' per riscattare un po' la mia situazione, che è, diciamo, che non solo io, ma diciamo tutta l'ambiente della squadra, dove stavo prima non sta andando benissimo, quindi devo cambiare situazione, perché appunto ho parlato subito con il mister, che aveva le idee molto chiare su quello che voleva fare. Mi sono trovato subito in sintonia con il mister per questo motivo, e mi è piaciuto il progetto che avevo in mente, anche il gruppo. Niente, per questo ho deciso di venire qui.